partirò da uno dei dati che sono citati in questo piano di rientro, vale a dire quello che effettivamente c'è stato in questi anni, la riduzione dei trasferimenti statali agli enti comunali, dell'ordine di 10 miliardi, e su questo risponderò anche a quanto detto dall'ex sindaco Aleano. Ebbene, questo deve essere il presupposto per avviare un vero e virtuoso efficientamento della macchina amministrativa del Comune di Roma. Un dato interessante abbiamo visto in questo piano di rientro, vale a dire che anche se si parla in termini di scostamento dei costi del comune rispetto ai costi standard, apprendiamo, meglio già lo sapevamo, che nel bilancio del Comune di Roma ci sono 450 milioni di sprechi. Beh, su questo non possiamo che essere d'accordo, non peraltro perché lo andiamo dicendo da un anno, abbiamo detto delle mozioni che abbiamo fatto passare in questo consiglio e che sono rimaste inattuate da parte della Giunta. Lo abbiamo scritto nelle varie proposte che abbiamo avanzato in questo senso, visto che si dice che questo movimento non è collaborativo, che non propone. Abbiamo avanzato un numero di proposte, in particolare la commissione di revisione della spesa, di cui dirà bene che il consigliere Frongia, e non a caso vedevamo che gli importi sostanzialmente coincidevano, vale a dire che la spesa corrente del Comune di Roma può essere ridotta di circa 450-500 milioni di veri e propri sprechi. Ora, tuttavia, ci sembra che questo piano di rientro configuri una sorta di programma elettorale. Notiamo che è passato un anno, facciamo stare che è passato un anno da quando è cominciata questa legislatura, e gli interventi di questo tipo ad oggi, per tagliare questi sprechi, ad oggi non sono ancora stati fatti. Infatti questi sprechi sono nel bilancio 2013 e saranno anche nel bilancio 2014, su questo ha ragione Mancini, su cui faremo una ferma opposizione. Il bilancio che è ancora basato su, oltre che sui soldi che verranno dal Zaffaroni, anche da un aumento generalizzato delle tasse, perché dalla rete del patrimonio immobiliare previsto dalla delibera 88, e nonché dal solito stratagemma della riduzione del punto di svalutazione dei crediti. Quindi sostanzialmente il Comune cosa fa? Si spende dei soldi che sono sulla carta, che sono veramente nominali, ma che poi incassa, proprio per principi storici, per la ricorrenza storica, incassa e non entra. Comunque se veramente ben venga, che anche se per molti anni non senza che sia stato fatto nulla, ben venga che ci si avvii su questa strada di efficientamento e di riduzione degli sprechi del Comune di Roma, perché sarebbe veramente il caso di darci un taglio. E voglio partire dall'espressione che ho utilizzato un po' a Maggi, parlando appunto delle società municipalizzate, quando ha detto che queste società sono state un banco della politica, veri e propri effetti. ARAC passa da una perdita di 156 milioni di assessore a meno 220 milioni. Noi su ARAC abbiamo fatto innumerevoli proposte in quest'anno. Alcune mozioni sono passate. Può andare a vedere la mozione che passò a circa un anno fa, il 2 agosto, quando appunto chiedevamo di mettere da parte del personale amministrativo che superò, visto che questa società non è evidente da questo punto di vista, visto che gli autisti sono meno della metà, hanno un'autentica anomalia, il servizio è garantito con un 30% di straordinario, peraltro considerando il numero di precisità per effetti, è un detto prendere da parte di questo personale amministrativo, mettono a fare controlli su questo. Noi oggi questo lo leggiamo sul piano di rientro, ma non ci risulta che sia stato ancora attuato. Ci risulta che il personale che fa i controlli sui mezzi sia sempre pari a 50-70 unità su una società che ha 12.000 dipendenti, che incassa soltanto 280 milioni di biglietteria, quindi subisce anche una pesante evasione. Dicevo che questa mozione, quindi abbiamo chiesto questo, abbiamo detto rivedi i superfini di una tanti che vengono date agli amministrativi, riduci il numero dei dirigenti, visto che i dirigenti di ARAC prendono 15 milioni di euro per buona parte sulla base di criteri di premialità assolutamente ordinari, il discorso che vale anche per le altre società
passo d'acqua che passa, abbiamo letto sul piano che si prevede una riduzione dei finanziamenti del contratto, dei finanziamenti del contratto di servizio nell'ordine di 90 milioni, ma è vero, questa è una società che è passata nel giro di 10 anni ad avere 2600 dipendenti, è arrivata sempre al concetto di banco, della politica di cui parlava prima il consigliere Maggi, è arrivata ad avere 8000 dipendenti, 1217 assunzioni fatte per il contenuto del 2012 per aumentare i livelli di raccolta differenziata. E peraltro ci risulta che parte di tutto questo personale entrato nel 2012 non sia arrivato a fare la raccolta differenziata. Questi sono gli sprechi che bisogna far cessare. Hanno quest'anno basta da piani di 676 milioni a 745 milioni e così a seguire tutte le altre società municipalizzate, siamo in regola di sprechi che speriamo che siamo anche pronti a collaborare su questo fronte, ci si dia veramente il contatto, farla che abbiamo riuscito a perdere con la gestione di 44-45 15 milioni di euro, 15 milioni di euro che però costano di denari quest'anno. Sono fuori controllo tutti i contratti di servizio delle società municipalizzate, a cominciare dal contratto di servizio di Zero, se lo analizza l'assessore lo avrà fatto, avrà visto che ci sono delle pagine da 100 successive, ci sono delle spese che sono assolutamente fuori controllo. Come di Roma è conosce per alcuni impiegati di Zero, un importo di 65 euro l'ora, abbiamo fatto mandare contratti di lavoro per la società a fare con i suoi dipendenti, che sono meno della metà, quindi ben bene un attento lavoro di revisione su questi contratti di servizio. In questo senso faccio anche un appello al sindaco, un rilievo più che altro al sindaco, visto che ha detto che la spesa corrente, visto che il sindaco diceva che la spesa corrente quest'anno scende di 117 milioni, ma è anche vero che la spesa e i bilanci delle società municipalizzate continuano a lievitare, quindi è la spesa veramente necessaria, la spesa per il sociale che stiamo andando a tagliare. La verità è che questi bacini, queste società o questi banchi, come li ha definiti prima Riccardo, il consigliere Riccardo Maggi, sono delle società, sono dei bilanci che stanno togliendo risorse al sociale, continuano a sprecare sulle municipalizzate per togliere soldi al sociale che in questo momento questa città sta soffrendo. Ed ancora, il comune, come ho detto giustamente nel piano di rientro, assessore, paga oltre 100 milioni per affitti passivi, anche su questo è la compagnia rispetto agli altri comuni, visto che sommano circa il 5% della spesa corrente. Anche su questo profilo vedrà che ci sono molte nostre mozioni, tanto perché non collaboriamo, tanto perché non proponiamo, che sono rimaste qua, solo due di questi contratti di servizio, lei saprà bene a quali mi riferisco, quelli degli immobili di largo oriente delle leggi, di Cuba, come mi piace dire. 15 milioni di euro all'anno si potevano risolvere, abbiamo fatto la mozione per farle risolvere entro il 30 novembre, è rimasta in acquario. Ed ancora, abbiamo letto con piacere, finalmente, che il piano di rientro si dice di stoppare questo ricorso generalizzato a spese mediante sovraurgenze e temi di fuori bilancio, in questo rispondo anche al consigliere Armando, che diceva che sotto di lui la spesa corrente era diminuita, questo è vero, perché negli ultimi due anni abbiamo avuto una spesa tra sovraurgenze e temi di fuori bilancio, una spesa di 180 milioni, sostanzialmente il ricorso alle sovraurgenze e ai temi fuori bilancio era il sistema con cui si simulava una riduzione di spesa corrente che di fatto non esisteva. E ancora il tema dei residui, ritorno a quello che diceva prima, che è un tema che domina tanto su questo bilancio 2013, tanto sul bilancio 2014, cioè sostanzialmente si riduce il fondo di svalutazione dei diritti e il comune va a spendersi dei soldi che poi all'atto pratico non passano, non entrano nelle casse. Il caso clamoroso è quello della tassa sui rifiuti, su cui abbiamo
una mancata entrata storica del 38% sulle collaborazioni dei cittadini, del 38%, assessore, questi soldi non ce li possiamo spendere. Se continuiamo a fare così, come sostanzialmente che dice in questo piano di rientro, questo configurerà l'ennesimo presupposto per la ricorrere l'ennesimo salvatore. Se dobbiamo gestire correttamente questa città, è il momento di dare infine sulle società, sulla dismissione delle società. Abbiamo visto che voi vedete la partecipazione di una SPA strategica. A noi non sembra strategica per noi. Questa società è comunque sta continuando a spendere soldi. Sono stati fatti 190 milioni di contratti derivati. Contratti derivati a cui abbiamo fatto accesso e che ci è stato negato. Soprattutto abbiamo visto che il Comune di Roma ha garantito con una lettera di quattro marce esattamente come ha fatto il MEF. Bilancio di Euro SPA del 2012, anche su questo assessore, l'ora abbiamo fatto delle censure, il Comune deve smettere di pagare le spese di patronaggio con cui garantisce per i debiti e per i bilanci delle società municipalizzate, probabilmente molto meglio di smetterla. Idem per quanto riguarda la CIFA, centro di grosso fiore, che ad oggi a quanto a noi costa non ha ancora venduto un fiore. Quindi non comprendiamo quale sia l'aspetto o l'elemento strategico. Passa alle società strumentali e quindi alle risorse per Roma e Roma per l'autorità. Beh, assessore, sinceramente questa fusione non la comprendiamo, comprendiamo quale sia, vediamo tra queste due società uno scopo totalmente diverso, oltre che due società che hanno operato male in quello che è a nostro avviso, il nostro modesto parere, in quello che era il servizio che dovevamo fare. Risorse per Roma non abbiamo 200.000 marche di condono in base e quindi diverse centinaia di milioni di mancate risorse per Roma. Sono metropolitane che sarebbe capito la parte in considerazione dell'accordo che Roma metropolitana in consiglio di legge si va determina e incensare del 2017-2012-2013 del capo di battimento della comunità. Riferita all'accordo fonario, meglio l'accordo del 9 settembre 2013, attuativo del precedente accordo fonario, ma che in realtà non era attuativo per nulla, perché era assolutamente innovativo, perché oltre ai 200 passaggi riconosciuti al secondo accordo, questo accordo del 9 settembre del Consiglio di Arezzo, incluso nel termine dirigenziale, che sostanzialmente vedeva di non ritenere valido questo accordo. Oltre che di spiegare che di consegna dell'opera, concede al General Contractor ulteriori 100 milioni, 100 e passa milioni per le riserve, a cominciare dal riconoscimento del 3,75% sull'importo dei lavori per la riserva di Roserelli, cosa su cui ovviamente abbiamo già depositato un'interrogazione e su cui avremo a questo punto anche le coordinazioni. Quindi dicevo, non comprendiamo sinceramente quale sia la necessità di una fusione tra queste due società che hanno dei compiti, a nostro avviso fino ad oggi, mal svolti, del tutto diversi. Mentre sinceramente ci sembra opportuno, da questo punto di vista, invece il discorso che abbiamo sentito poc'anzi fare ad Alemanno riguardo alla costituzione di una holding che sicuramente potrebbe portare dei risparmi in termini fiscali al Comune di Roma. Per concludere, assessore, signor Sindaco, signor Presidente, saremmo ben lieti che si avviasse un percorso
3.000 competenze che sono le previsioni del piano. L'importo da stanziare per il sociale dovrebbe essere pari ad almeno 500 milioni, se paragonato con le altre città, appunto con il comune di Milano che avete citato. Ed infine lo sviluppo. Effettivamente in questo piano, se non in maniera generica, ma anche in maniera generica si parla riguardo a quella che dovrebbe essere la riduzione delle spese, forse dovremmo vedere che è un obiettivo. Non c'è un'idea di sviluppo, non si parla di mobilità, si continua a parlare di linee metropolitane, che in questa, concludo Presidente, concludo, che di linee metropolitane in questa città continuano a costare 300 milioni al chilometro rispetto alla media europea di 130 milioni al chilometro. Non comprendiamo perché non si parla, se non è programmi dei programmi elettorali che poi restano attuali, di mobilità sostenibile. Esiste un decimale dall'attuale, forse una delle poche cose male lasciate dalla precedente amministrazione. Quest'opera però ci sta costando 300 milioni al chilometro. Sappiamo tutti che quando arriverà a San Giovanni avrà una percorrenza che sarà possibilità di fare il tronchino a San Giovanni. Una percorrenza e una frequenza molto più elevata rispetto a quello che era il progetto iniziale, variato senza passare per quest'aula, peraltro, direttamente dalla società municipalizzata. Ci chiediamo anche da questo punto di vista come non si parli mai di un altro concetto di mobilità, perché non si parli di metropolitane di superficie che costano 10 milioni al chilometro. Esistono dei progetti, perché non li sviluppiamo? Non si farebbero lavorare sempre i soliti consorzi di grandi imprese, ma non si lavorare le piccole e medie imprese che rappresentano il 97% del nostro tessuto produttivo e anche gli ambienti. Perché non parliamo di centri di riciclo, di riuso, di impianti di compostaggio che peraltro creerebbero lavoro? Poi in commissione bilancio sono venuti i vertici di anni su questo piano finanziario di 745 milioni, che peraltro prevede solo 40 milioni di investimenti, che sono da parte sono di personale. Cioè sono detto che 2-3 milioni soltanto sono destinati alla manutenzione dell'impianto di MP alta di via Salaria, che sta creando problemi in tutto il terzo municipio, problemi veramente di natura ortologica. Perché non si parla mai di investimento in questo senso sull'ambiente? Concludo veramente, Presidente. Quindi per concludere, saremo innanzitutto chiediamo anche all'assessore quali sono i tempi per la realizzazione di questo piano di rientro, visto che si parla di 3 anni, ma non si stabiliscono per esempio alcuni milestone. Suggeriamo quindi di stabilire anche delle tappe intermedie per realizzare questo piano, ma soprattutto assessore le chiediamo conto, se lei veramente vuole, abbiamo perso un anno, diciamo così, un anno, questi interventi non sono stati fatti, ma se lei veramente vuole attuare quello che viene detto in questo piano, su questi punti, su questi aspetti,